Il Vangelo di oggi si pone in continuità con quello di ieri, che era un racconto un po' lasciato in sospeso. Gesù manda a dire a Giovanni: sì, sono io il Messia, ma per te le cose non cambiano. E probabilmente si accorge di un po' di brusio tra la folla attorno a sé. E quindi si gira verso chi gli è attorno e dice loro: ma che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose stanno nei palazzi del re. Che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Cioè Gesù dice: attenzione, guardate che l'uomo che ora rimane in questa prigionia e che ha questo dubbio è il più grande profeta. Quindi non sentitevi tanto al riparo adesso da quello che è successo come se poteste tirare un sospiro di sollievo. Cioè, la profezia di Giovanni, che è molto difficile da credere, da essere accolta, è vera. Così come è vera la mia vita. Perché Gesù crea questa tensione? Perché si era accorto che la gente non era mai contenta. Quando c'era Giovanni, la gente diceva che era troppo austero. Quando c'era lui nella scena, si diceva che era un mangione e un beone. E infatti utilizza questa parabola, questo racconto per far riflettere. A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Un po' come dire, non siete mai contenti di niente, di quello che passa il convento. Se Dio vi dice che potete sorridere, non sorridete, se Dio vi dice che dovete piangere, non lo fate. E invece la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Questa parola del Vangelo diventa per noi una bella provocazione a chiederci se in quello che stiamo vivendo in questo momento della nostra vita riusciamo a fare questo passaggio tra quello che noi vorremmo, tra quello che noi ci aspettiamo e quello che invece c'è sulla mensa da mangiare per noi. A volte proprio in questa mancata sintonia tra i nostri desideri e il piatto della realtà si giocano le parti più importanti della nostra conversione. Convertirci non vuol dire sempre approdare a una situazione di serenità o di felicità, ma saper modificare il nostro appetito, la nostra disponibilità a vivere in funzione di quello che la vita ci permette di accogliere in un dato momento. Ecco, questa è una parte della conversione che a volte vorremmo sempre evitare o rimandare. E invece è il modo più concreto per portare avanti e per portare a compimento l'incarnazione della nostra vita.